noi diciamo è un po' insolito, però in realtà scopriamo che è l'aumento senza precedenti di sorgenti elettromagnetiche, di campi elettromagnetici, porta a possibili rischi. E questi rischi portano a delle conseguenze particolarmente rilevanti. C'è stato un sull'argomento un interessamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e altri organismi internazionali ricercatori a scopo di valutare la presenza di effetti biologici e rischi della salute. In quest'ambito penso che l'informazione che viene data al pubblico, la comunicazione tra gli studiosi, tra le istituzioni, tra il governo e con l'industria siano utili a chiarire questi argomenti al fine di trarre delle conclusioni. Possiamo andare avanti, la diapositiva che rappresenta lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche mette in evidenza le radiazioni non ionizzanti e ionizzanti rispettivamente. Queste ultime sono usate in campo medico, però teniamo presente che esistono anche a livello, per esempio, dell'atom, un gas che e può avere una certa influenza, ecco, anche per determinate patologie. Però le non ionizzanti che venivano identificate come non patologiche, in realtà si sono dimostrate problematiche. Così sono gli elettrodotti, il radio, il telefono cellulare e allora prego avanti. E non mi soffermo tanto sulla definizione dell'elettrosmog, che comprende l'inquinamento queste radiazioni elettromagnetiche avanti e avanti ancora. Invece esiste un'altra possibilità di interessamento di questi campi elettromagnetici anche all'interno, ecco, delle nostre case, attraverso una serie di valutazioni che possono appunto ricavare e possono essere ricavate da quanto si fa sulle asciugacapelli, da soli, per esempio, con computer cellulari elettrici, elettrodomestici, fogne microonde, hi-fi, wifi, radiosveglie, ripetitori, sistemi di allarme, televisioni. Nello schemino è rappresentato anche in qual modo la persona viene un pochino bombardata da tutti questi elementi. Dalla mappa del Veneto ho uno schema abbastanza interessante che ci indica l'intensità di esposizione relativa al cambio magnetico nel elettrodomestico, così che siccome questa determinazione viene fatta in microtesta, scopriamo che l'asciugacapelli a 10 cm di distanza, ecco, con una valutazione di 40 microtesta, l'aspiratore di 20, la sorgia di 20, di 12,6 mm della superficie. Ora siamo esposti ovviamente per periodi limitati, ma questa situazione è estremamente importante. Io vorrei ricordare quella che era la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare della Comunità Europea, la risoluzione 1815 del 2011, che dice: vi sono delle persone in ordine di microonde che non dovrebbero essere superiori a 0,6 volt per metro, e nel medio termine vanno ulteriormente ridotte a 0,2, quindi in sostanza c'è questo tipo di indirizzo, come dire, sulla pericolosità che di cui adesso vedremo avanti. Quali sono gli effetti? L'effetto, come abbiamo visto, termico, che dipende dalla quantità di acqua presente nel tessuto avanti. Effetto biologico, ecco, sottolineato particolarmente a livello delle strutture nervose e delle strutture muscolari. Questo viene detto in particolar modo da una promemoria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2007, numero 322. Poi abbiamo i soggetti portatori di pacemaker, CE, dovrebbero rispettare cioè la distanza tra la fonte energetica e la presenza del dispositivo medico di circa un metro. Ci sono delle onde che si elettriche e normalmente vengono ad essere diffuse, voi sapete, attraverso il sistema di conduzione cardiaca, gli
raccomandazioni delle istituzioni europee. Fronte cioè a tutto questo, che cosa succede? Succede che l'Europa si prende posizione. Già nel 1972 c'è una dichiarazione di Stoccolma che sottolinea questa frase: la giusta lotta dei popoli di tutti i paesi contro l'inquinamento deve essere incoraggiata, presente nel punto 6. La convenzione di Aarhus indica la partecipazione nel 98, indica una partecipazione pubblica ai problemi ambientali, considerata dalle richieste soprattutto e dal perseguimento di norme di giustizia. Questa convenzione di Aarhus quindi sottolinea l'importanza del parere dell'opinione pubblica quando venga a essere presa in discussione o venga a essere richiesta una nuova realizzazione. E invece anche italiana, perché è stata convertita nella legge 108/2001 e 15/2005, 195/2005. Poi c'è l'ICM 2003 per l'esposizione alla telefonia mobile, c'è un'altra indicazione nel 2009 su ambiente e salute dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, un'altra nel 2009 della Convenzione 1885 sul diritto all'ambiente sano, avanti. E nel 2010 una raccomandazione sull'importanza del rumore dell'inquinamento da luce e poi la risoluzione 1815 del 2011. Massima attenzione all'uso tecnologico dei bambini, che sono ritenuti per la loro formazione in sviluppo del sistema encefalico sottigliezza della vita cranica, particolarmente esposti a questa patologia. Principio di prevenzione, prevenire, perché adesso sappiamo che ci sono determinati effetti dei quali parlerò adesso prossimamente. Affermazione del principio as low as reasonably achievable, cioè si tratta di ridurre al minimo l'esposizione ai campi elettromagnetici. Inoltre è un documento dell'Assemblea parlamentare, sempre di 6 mesi fa, ricorda come effettivamente va usato anche in questo campo tutta la precauzione necessaria, come fu fatto per il tabacco, per l'asbesto, per il piombo e per il petrolio. Ecco, molte volte questi tempi di latenza, cioè da eventi acuti e poi le manifestazioni sintomatologiche, tra questi eventi intercorrono molte volte degli anni avanti. Quali sono i rischi descritti in campo clinico? Sono esposte delle opere dalla IARC, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da alcuni autori, Kumar, Hardel, Davis, qui presente, Intercosta, Libero, eccetera. Risposte allergiche, flogo, circolazione cutanea, eccetera. Dunque del sistema nervoso in particolare. Poi dunque le aurore degenerative, ricordiamo la malattia di Alzheimer, di Parkinson, dunque dell'udito segnalato da Budak nel 2009, modificazioni del sistema riproduttivo, sterilità, glioma, da Cardis e da Dyskip e meningioma. Ricordo, faccio una piccola nota sull'importanza del problema del sistema riproduttivo e sterilità, in quanto si è potuto notare, c'è una nota che ripropone il tema del professor Remuzzi Giuseppe, che è un immunologo che lavora all'Istituto Mario Negri di Bergamo, l'ha riproposto proprio recentemente, il 4 marzo di quest'anno, sul Corriere della Sera. E lui in sostanza dice questo, che il numero di spermatozoi sta per millimetro cubo sta notevolmente diminuendo, che era più di 100 milioni poco tempo fa, adesso sta scendendo per millimetro cubo a valore intorno a 20 milioni, 10 milioni è considerato una debita importante. Quali sono le cause di queste modificazioni? In luogo sono gli xenoestrogeni, sono sostanze estrogeniche che troviamo nel numero dell'ambiente, in primo luogo. In secondo luogo, però, c'è anche da dire questo, che la temperatura alla quale si ottiene, si ha la spermatogenesi, è una temperatura lievemente al di sotto della temperatura corporea. Questo è il motivo per cui il nostro organo assume una posizione, diciamo, distanziata rispetto
possibile di nuovo sui campi elettromagnetici. E i giovani che applicano le loro condotte sulle ginocchia, non lo sapete, molti lo fanno, in pratica si è visto che aumentano la temperatura di quest'area tra 2 e 3 gradi circa. E questo, secondo un ricercatore urologo di origine russa che si chiama Singin, rappresenta un meccanismo che può indurre un'inibizione della spermatogenesi. Ecco come praticamente una parte, come dire, delle coppie che risulta infertile perché penalizzate dalle problematiche ambientali, ma anche relativamente alle modificazioni che noi attraverso i metodi e i meccanismi che noi chiediamo a loro dove immagini. Mi dispiace se siamo presenti perché anche almeno qualche tempo avrebbe dovuto sapere. Speriamo che adesso l'Italia sappia. Neurinoma dell'erba acustico del trigemino. Tumorazioni della parotide di gallo sono altri effetti, quindi determinate da questi rischi. Il melanoma cutaneo uveale, descritto da Hart e Marco Fisiologi. Le uccidie infantili, loro evidenziano l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il linfomi non occhi e l'eucomenia, che sta a significare un calo di tumori bianchi. Tumori mammari, il rischio risulta aumentato in una situazione in cui viene a decidere la melanomia. Ginecomastia e l'aumento del seno campo maschile, anche questo è relazionato praticamente con questa problematica. Avanti. Questo per dire che è una tabella che ci viene in sostanza da una istituzione privata, la Società Internazionale di Ricerca dell'Ecosmog, che dice come partecipare, diciamo, alle proiezioni televisive, al cellulare, computer, monitor, coperte elettriche, soprattutto quando la distanza tra la fonte e il soggetto sia minimale. Questo induce delle problematiche che vanno dalla cefalea alle situazioni ansiose, tubi del sonno della rete, difficoltà di concentrazione, depressione, allergie, cioè fatti che escono un pochino da quelli un po' più drammatici che vi ho prima indicato, ma che hanno effetto sul lungo periodo. Inoltre, fogne di rompe, vedete, si vuole una distanza di fronte ai fermenti, se l'acqua da progetti e l'acqua di incandescenza da risolvere i avanti. Studio con il capo clinico di Cantì che chiama l'attenzione sull'aumento del glioma in sede temporale, quindi in prossimità dell'applicazione dell'orecchio, studio in tal forma e in sostanza ha coinvolto numerosi autori in Europa che comunque arrivano sui dati che loro hanno pubblicato ad ipotizzare e a riscontrare un aumento del rischio per il glioma, meno per il meningioma e soprattutto per l'area monolaterale temporale interessata. Questo studio risponde ad un altro tipo di esigenza, quello cioè di definire quale comportamento hanno in sostanza queste cellule, le cellule che vengono, cellule neoplastiche che vengono sviluppate, cioè le sostanze improvvente, sui campi elettromagnetici. Ebbene, si è visto che i campi elettromagnetici hanno un effetto diverso sull'accrescimento cellulare in rapporto al tempo di esposizione. E inoltre, quest'autore di Firenze, sempre Terini, sostiene che i fibroblasti della cutte umana esposti a campi elettromagnetici in vitro hanno e determinano in questi fibroblasti un aumento della quantità enzimatica, così sono le chinasi da apoptosi, cioè la disgregazione cellulare, la sintesi del DNA e la mitosi intracellulare. Quindi sono elementi che in sostanza compaiono anche nei meccanismi tumorali. Quindi in sostanza non siamo lontani da questo tipo di definizione. Avanti. E quindi viene fuori che questo argomento del quale trattiamo, quello dei campi cioè elettromagnetici a frequenza quindi estremamente bassa, finisce con l'entrata, secondo Dagli altri, del gruppo 2B, Dagli altri, sì, tutti gli agenti cancerogeni,
del primo gruppo sono quelli carcinogeni certi, il tabacco, l'ossina, senico, l'arco, eccetera, del Covid. Il gruppo 2A, agenti probabilmente carcinogeni, adesso per prendere un esempio, ma i campi magnetici, sono nel gruppo 2B, agenti possibilmente carcinogeni. Qualcuno dice che questo non è sufficiente, non sarebbe troppo, certamente non è troppo, però è già un'indicazione, prima non c'era niente. Il gruppo 3, agenti non classificabili come cancerogeni, gruppo 4, agenti non cancerogeni, quindi conclusione è semplicemente possibile. Io ricordo soltanto questo, quindi che gli effetti, sugli effetti c'è ancora discussione, però ci sono alcuni parametri certi, alcuni elementi certi, noi li abbiamo acquisiti, sono delle letterature internazionali. La protezione va fatta particolarmente dei giovani perché hanno un sistema di accrescimento. E nell'anziano, che ha un sistema immunitario, che è in riduzione, in progressiva riduzione di conseguenze, lo esposto, quindi a quelli che sono i